Oggi stiamo parlando di business model. Quindi fondamentalmente come partendo da un prodotto o un servizio si può generare un business model che permette poi di creare un'impresa. C'è uno strumento molto comune che è quello del business model canvas. Abbiamo sviluppato finora soltanto i primi due moduli, i primi due blocchi. Sull'altra parte andremo molto più veloci. Ci siamo focalizzati molto sull'aspetto che cos'è il valore e come cambia il valore a seconda del cliente. Quindi in base al valore abbiamo strutturato un elevator pitch che consiste in racconta cosa fa la tua impresa, cosa fa la tua azienda rispetto alle altre e perché genera valore. Il tutto con una frase di 60 secondi che si riassume in per. Te l'ho tradotta. Io la memoria. Dai. Un passaggio ricevi un amico. Nel suo caso. Per il cliente o utente che manifesta un bisogno, il prodotto o servizio fa parte di una categoria di prodotti che porta al cliente i seguenti benefici. Step successivo, a differenza degli altri competitor presenti sul mercato, il mio prodotto si differenzia in o per. Recap. Per il cliente target che ha questo bisogno, io offro questo prodotto che comporta questi benefici. Quindi problema, soluzione, benefici. A differenza dei competitor, sono differente perché. Sono questi, diciamo, gli aspetti fondamentali che quando racconti la tua idea, le persone vogliono sapere subito in maniera immediata. E quello che abbiamo fatto è stata una prova di elevator pitch collettivo, dove ognuno ha raccontato la sua idea e noi abbiamo dato dei feedback su come la raccontava. Perfetto. Vuoi partecipare al gioco anche tu? Certo. Hai 5 minuti per farlo. Ma Ilaria e gli altri? I have no idea. No idea. Non so. Tornano? Qualcuno è andato via, so. Doveva andare via. Ok. Va bene. Importante che poi, diciamo, domani mattina per i pasticciotti mi facciano sapere. Vai. Devo spiegare in breve? Per il cliente che secondo te è, diciamo, rappresenta una categoria. Sì. Che ha il bisogno di... E tu sai qual è? Offri questa, diciamo, piattaforma per risolvere questi problemi come? Ok, non è semplice, però no, ce la faccio. Assolutamente. Allora, cos'è e come mi chiamo Tureka? Aiuto i visitatori, gli operatori o i visitatori a incontrare in cerca di esperienze in viaggio, in soli, tecniche originali. Locals, quindi persone del luogo che possono condividere la conoscenza, per professione condividono la conoscenza del loro territorio. Quindi... Aspetta, ora aspetto, scusami. Cosa devo fare? Te lo porto a te. Tutto in diretta, eh? Come nei migliori show di Maria De Filippi. Vai. Ripeti. Una parola, tourengo.it, un marketplace di esperienze di viaggio che mette in contatto il turista visitatore in cerca di esperienze di viaggio insolite, autentiche e originali con locals, che esperti del territorio che condividono per professione la conoscenza del loro territorio. Che problema risolvo? Risolve il problema di trovare in un unico sito tutto e subito, in maniera chiara, semplice e veloce, e permetto anche l'acquisto online di singole esperienze di viaggio. Quanti di voi hanno capito l'idea? Twittavi. Lui potrebbe essere un tuo comunicatore. Quanti di voi investirebbero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feedback? Vai. Vabbè, è chiaro che essendo un approccio breve, però cosa posso trovare io sul sito? Cioè, il viaggio, ok, trovo un local che fa cosa per me? Innanzitutto non solo un viaggio,
Innanzitutto non trovi un viaggio perché tu in maniera autonoma puoi acquistare il tuo volo, in maniera autonoma puoi acquistare il tuo albergo e per la prima volta con la stessa facilità potrai acquistare online singole esperienze di viaggio, ovvero ottimizzo il tuo tempo libero una volta che arrivi in Salento e in Puglia. Quindi il mio sito risponde alla domanda: cosa vuoi fare una volta che arrivi in Puglia? Cosa fai quando arrivi in una destinazione? Cosa ti piacerebbe fare quando arrivi in una destinazione? Cosa ti piacerebbe scoprire quando arrivi in una destinazione? Ok, vediamo, facciamo finta che sto cercando la scoperta di tradizioni non scontate però. Okay. Quindi in posti che magari è difficile arrivare sulle tratte comuni. Mission, portare il visitatore laddove da solo non è in grado di andare, facendogli incontrare prima virtualmente e poi realmente esperti del luogo. Quindi ad esempio potrei acquistare, potrei andare a fare una lezione di cucina di prodotti salentini a casa di una nostra cuoca iscritta all'associazione di cuoche a domicilio, l'associazione nazionale di cuoche a domicilio, oppure puoi andare a fare un workshop per scoprire gli antichi mestieri, dalla carta pesta al ferro battuto alla lavorazione del giunco. Puoi andare a spremere le uve e fare la vendemmia, oppure puoi andare a raccogliere le angurie, insomma comunque esperienze insolite e originali, questo è l'obiettivo. Conta che in Somalia fanno la caccia al pirata e lo fanno. Sto per partire con la versione beta, quindi fra pochissimo sarò online, perciò consiglio, iscrivetevi. Allora, andiamo avanti. Adesso vi prometto che andiamo molto più veloci. Presentiamo quelli che sono gli altri blocchi del business model. Fondamentalmente siamo arrivati qua. Customer segment linkato con customer relationship. Le relazioni che instauro con il cliente una volta che questo ha comprato il mio prodotto. Quali sono le relazioni che posso instaurare col cliente? Quando andate alla benzina, per esempio, che vi propongono? Oltre a raccolta dei punti, la tessera. Alcuni ti lavano il vedro. Alcuni ti lavano il vedro. Per dirti, poi? Un caffè in autostrada. Sono esempi. Qui vedete un centro di customer service. Salve signora, ma volevo sapere se il prodotto che ha comprato la settimana scorsa va bene, se ci sono problemi. Queste sono delle relazioni che servono per fidelizzare il cliente. Perché certe volte il rapporto con il cliente non si ferma quando compra l'oggetto, ma continua anche dopo. Allora, immaginate una piattaforma web, se ha fatto il primo tour esperienziale a 360 gradi di immersione del territorio, lei vuole sapere com'è andata, perché su quello poi deve anche classificare un po' quali sono i suoi fornitori. Quindi la relazione con il cliente è fondamentale. Può essere: compilami questo questionario perché ti posso magari far vincere un premio omaggio. Oppure, come faccio io con voi, compilatemi il questionario di feedback che io vi rilascio l'attestato. Perché sennò che cosa succede? Che ve ne andate e non mi lasciate i feedback. Invece una cosa che vorrei a tutti i costi farvi capire da queste mie ore di discussione, che i feedback sono la cosa fondamentale, e se non siamo in grado di dare un feedback e ricevere un feedback, non possiamo mai andare avanti per fare una startup. Dimmi. Eccoti. Salvo, chi è il miglior seduttore sul mercato? Non lo so, dovresti... Cioè l'azienda, che tu sappia, qual è l'azienda, diciamo, la grossa company? Secondo me, allora, dal punto di vista... Che ti ha particolarmente colpito, non so. Apple sicuramente è stata una grossa azienda che è riuscita a comunicare al meglio, ma anche dal punto di vista di design, no? È un prodotto figo e viene presentato anche in maniera... è un evento. Cioè, se tu vai a vedere su YouTube le presentazioni di Steve Jobs... è uno spettacolo, è uno show da solo. Quindi fondamentalmente è una cura dei minimi particolari, perché l'approccio che tu hai con il cliente è un approccio veramente a 360 gradi.
Poi sta a te in quello che produci. Se produci tarallucci e vino, tu non, certe volte non hai nemmeno un rapporto con il cliente, perché in mezzo, diciamo, al cliente c'hai una catena di distribuzione che fanno il lavoro di catturare il cliente per te. E dallo show di Jobs, qual è la prima cosa da mettere in saccoccia, da mettere da parte, chiaramente per il proprio particolare, cioè da curare poi nel tempo e sviluppare in quelli che sono i progetti del singolo? La semplicità comunicativa. Cioè, tu riesci a catturare un cliente non quando gli fai capire che una cosa è complicata, ma quando gli trasmetti tre cose, tre concetti semplici e nella maniera immediata. Se tu guardi le presentazioni di Steve Jobs, ci sono poche parole e immagini, una o due parole. Molte volte invece noi, per paura di non saper cosa dire, le slide le riempiamo con 20 righe di testo. E quindi quando vai a fare la presentazione dici: allora, il mio cliente che fa questo, io gli offro queste cose qua. No, perché se tu stai cercando di vendermi qualcosa che tu non sai nemmeno che cos'è, io dico, vabbè, questo qua già si è presentato male. Un altro errore che si fa spesso è presentare progetti mettendo paroloni a caso. Ti vendo questa innovativa business platform management console che ti permette di risolvere questo. Poi magari trovi delle persone tecniche che sanno bene che cosa stai cercando di comunicare. Cioè, sanno capire la differenza tra un imbroglio, la fuffa e la concretezza. Quindi un mio consiglio è: cercate di comunicare nella maniera più semplice possibile. Anche quando sei uno scienziato, devi comunicare nel linguaggio più semplice. Quando ti trovi di fronte un investitore, l'investitore non ha 5 anni, 10 anni di esperienza nel settore di ingegneria tessutale, a meno che non sei fortunato ad aver beccato l'unico investitore che conosce di ingegneria tessutale. E questo lo puoi scoprire però dopo, al secondo step. Quando ci parli, dici: ah, ma cosa hai fatto? Ti conosci meglio e inizi a capire che fino a che punto ti puoi spingere nella comunicazione. Però ad un primo livello, quello proprio base, quello standard, la semplicità è essenziale. Ho risposto? Sì, no, vabbè. Andiamo avanti. Come customer relationship, quindi, è quel gradino in mezzo tra value, proposition e customer. È la relazione che instauri. Un altro aspetto fondamentale, sempre di interrelazione con il cliente, è il canale. Quali sono i canali con cui un'azienda dialoga con il proprio cliente? Allora, adesso sono andati gli Apple Store, parlando di Apple. Perché se io sono un'azienda figa, io devo avere il mio posto figo, deve essere quello. E quando vai in un Apple Store vedi tutto di legno, e i tavoli fighi con gli iPad sopra che puoi utilizzare e giocarci sopra. Se ti sposti, però, sempre parlando di concetto di moda, uno shop di Armani o Cavallo e quant'altro, ti rendi conto che loro puntano tutto sull'immagine. I cosiddetti flagship, no? Store. Allora, molte aziende, specie dal punto di vista di moda, loro hanno investito tantissimo sui propri canali. Quindi ci sono questi negozi che sono dei punti vendita che sono specifici per marca. Quindi che cos'è il canale? Il canale è un mezzo per raggiungere il cliente. In un certo senso, se io vendo elettrodomestici, il mio canale può essere il pulmino della NTNT che si prende il mio prodotto e va dal cliente. Però ovviamente dipende dal contesto, dal prodotto che voi offrite. Un bene che è un bene comune, come può essere un PC, non so che cosa, un telefono e quant'altro, se ti comprano l'ordine online e tu lo vuoi spedire tramite TNT, per te il canale sarà la piattaforma di e-commerce e il trasporto. Dubbi? Dubbi? Domande? Ragazzi? Vedrete che dal punto di vista di modelli di business, molti aspetti, molte cose potranno essere o tra i partner o tra i canali o tra i customer relationship. Cioè, se voi avete una piattaforma web con cui avete fatto una partnership e fondamentalmente vi trova i clienti, dove va?
tra i partner o tra le customer relationship o tra i canali. Quindi il modello vi permette comunque di avere una grossa flessibilità, poi decidete voi dove posizionare delle cose o diciamo questi stakeholder. Una cosa che però che vi sollecito su quanto vi ho detto prima è che anche sul modello di business cercate di essere semplici, perché trasmettere un'idea si basa molto sulla semplicità sia dell'idea ma anche del modello di business. I modelli di business dove mi prendo dal tuo acquisto il 10%, del 5%, del 20% di quello, è un sistema, un meccanismo che può funzionare, ma dal punto di vista comunicativo non regge. Allora funziona molto di più un ragazzo che dice il mio sistema di e-commerce lo paghi 25 euro al mese, hai tutto, e poi se lo vuoi continui, se no chiudi, piuttosto che altri modelli di business molto più contorti che si prendevano il 15% sulla commessa andata a buon fine con una serie di eccezioni, eccezioni ed eccezioni che ti complicavano il modello. Quindi sul modello, occhio, date sempre una visione molto semplice nel comunicarla. Poi le eccezioni ci possono stare, però quando la comunichi vai sull'essenziale. Il canale si trova anche qui tra la value proposition e il cliente. Quindi canale e customer relationship sono due aspetti fondamentali. Qui sta a voi definire quelli che sono le relazioni e i canali. Anche perché dipende da chi è il vostro cliente, come lo volete coccolare, come volete raccogliere dati, informazioni dal cliente, come innovare i prodotti e come crescere la value proposition su quelle che sono le esigenze del cliente. Generalmente se io sto mandando un TNT a casa di Francesca per vendergli una mia macchina fotografica nuova, non ho occasione di conoscerla e di raccogliere dati da lei. Invece se viene in un centro dedicato o gli mando un format online per, posso raccogliere informazioni utili. O un invito. Cioè viene a ritirarlo magari il nostro store, ma adesso, il bar, c'è un aperitivo. Adesso se vi rendete conto, prima, visto che prima abbiamo parlato di cose abbastanza anche ricamate, molti prodotti innovativi vi chiedono la registrazione per attivare la garanzia. Quello perché? Perché vogliono conoscere i vostri dati, perché vogliono conoscere le vostre esigenze, le vostre preferenze, capire che cosa avete acquistato, perché domani vi possono offrire l'upgrade di quello che hanno già prodotto. La tessera punti alla COP, tutte le varie tessere servono a capire quali sono le vostre esigenze e offrirvi delle cose a voi vicine. Un esempio concreto è la pubblicità di Facebook o Google customizzata in base a quello che cliccate sui vostri motori di ricerca. Tutto questo si trasmette in flusso di denaro. Il flusso di denaro o cash flow o revenue stream non sono la stessa cosa, ma il concetto è come l'azienda si campa, quanto paga il cliente per avere questi servizi, per prendere questo valore. Fondamentalmente qui nel revenue stream ci sono tutti i metodi che voi avete a disposizione per ricevere soldi. Allora, Francesca mi dice, io voglio prendere soldi nella mia associazione soltanto dalle quote associative. Quindi per lei nel modello di business ci sono i 5 euro di quota associativa per il numero di utenti dell'associazione. Però Francesca potrebbe dire, io mi prendo le 5 euro di quota associativa, in più ci metto un X% su ogni tratta. Che fa? E lì aggiungi due revenue stream. Uno fisso, variabile in base al numero di utenti iscritti all'associazione, e un altro variabile non solo in base al numero di utenti iscritti ma anche al numero di tratte e al numero di voli che prende. Chiaro? Il revenue stream di Tour & Go. Ci ragioniamo, avrete domani per rifletterci.
Il revenue stream della, dell'elettrodo dimagrante. Se ho un prodotto, se ho un prodotto è semplice. Il revenue stream mi dipende generalmente dalla vendita. In alcuni casi però non dipende solo dalla vendita, ma dipende più dalla manutenzione. Se io vado a fare un motore d'aereo, il motore d'aereo deve durare 25 anni, se non pure di più. Quindi molte volte non si campa sulla vendita, si campa sulla manutenzione. Quanti di voi hanno cambiato dei pezzi alle macchine? E hanno magari bestemmiato non so quanto tempo perché magari si sono resi conto che un pezzo simile ad un'altra marca costa meno. Quello è anche un problema di modelli di business. Perché magari Peugeot invece di BMW investe più sulla qualità dell'auto e meno sulla parte di manutenzione. Chiaro? Fate un'analisi dei pezzi di ricambio, quindi quando comprate l'auto. Soprattutto fate un'analisi prima di comprare l'auto, anche dei pezzi di ricambio. Tutto il mondo sopra si traduce in ricavi. Questa sarà l'equazione finale che dovrete andare a risolvere. Ve l'anticipo. Costi minore uguale di ricavi. L'uguale sta se voi volete fare un'associazione no profit, ma quantomeno vi pagate i costi. O se voi volete fare un'azienda sostenibile, comunque azienda. Poi avete fatturato zero, o avete un utile zero, non fatturato, un utile zero, ma comunque avete coperto i vostri costi. Questo non vuol dire avere la startup milionaria, ma quantomeno aver messo su un'azienda che ha fatto un business e che ha coperto comunque i costi. Molte volte quando una startup nasce, quell'equazione non è mai rispettata, specie se inizi a considerare costi di risorse umane che ti impennano, diciamo, un po' tutto, e quindi saresti in perdita già dopo un mese. Andiamo dall'altra parte. Key activities. Allora, devo generare valore per il cliente, giusto? Che può essere un prodotto, un bene, un servizio. Ora, per fare quel prodotto io ho bisogno di attività. Sono processi che io vado a fare, che vado a strutturare per permettere la creazione di quel bene o di quel servizio. Sto vendendo l'elettrodo dimagrante? Devo andare a fare un processo produttivo che va da prendo le materie prime, le installo, faccio l'imballaggio, lo vendo. E sono processi. Il prossimo modulo, la prossima lezione che farete la settimana prossima sarà proprio su questo. Come strutturare questi processi. Il terzo modulo che verrà sarà invece l'analisi finanziaria basata su quei processi. Perché se tu hai ipotizzato, se tu hai fatto un prototipo, hai strutturato un po' tutta la parte di processo che c'è dietro, al processo associ dei costi e sai fare bene, al meglio, un'analisi finanziaria. Qui avrai dei valori, nel modello di prima, quello costi e ricavi, avrai dei valori generici che ti permettono comunque di prendere delle decisioni rapide. Non arrivi a strutturare un processo produttivo per capirne i costi. Key activities, scusate la regressione, key activities sono le attività fondamentali che stanno dietro questo servizio. Allora, ho sviluppato un sistema web, come attività chiave ci sono l'inserimento dei contenuti, la gestione dei contenuti, la gestione dei contatti, la gestione della mailing list, un controllo sul feedback da parte del cliente, la registrazione di nuovi clienti o la registrazione di nuovi soci fornitori. Tutte queste sono attività che tu devi considerare, perché a queste attività devi associare che cosa? Costi e? No, costi e? Risorse. Dietro ogni attività c'è una risorsa che può essere una risorsa strumentale, può essere una risorsa umana, può essere una risorsa che sia un asset intangibile. Ho fatto un sistema che recupera l'oro dagli impianti industriali, dietro c'è ricerca come attività, ma c'è anche un brevetto come risorsa. Una risorsa intangibile. È sempre una risorsa. Anzi,
è una risorsa che risulta almeno nello stato patrimoniale. Dubbi? Sulle risorse. Distinguere cos'è solo una risorsa e cos'è solo un... Nella mia particolare situazione dovrei riuscire a, ancora meglio da inquadrare qual è la risorsa e quali sono le attività, cioè distinguere... Ma come bilancio in generale? No, in generale. Ah. Le attività sono delle azioni che tu fai. Sono relative solo alle azioni? Sì. La risorsa... Io azienda o io mio cliente? No, aspetta. Io azienda. Tu azienda, per creare quel valore, tu fai delle attività. Certo. Che sono produzione, produci. Per me è programmazione pura. Programmazione, ok. Design, eventualmente. Design, programmazione, potrebbe essere proprio l'azione di, se hai una piattaforma web, inserire dei dati nella piattaforma. Piattaforme. Eh? Costruisco piattaforme, pertanto per me è la produzione del codice. Produzione del codice, quella è un'attività. Basta. La risorsa che c'hai dietro qual è? Una risorsa umana, un PC server. E un server. Sono tre risorse che sono necessarie per fare quell'attività. Tu ad ogni attività devi associare delle risorse. Mi sembrava troppo semplice. È quello. Poi ci associ anche una rete comunque, una rete internet. Una rete internet. Se hai bisogno che questa piattaforma sia basata sul web e non sia... Vabbè, ormai col cloud computing abbiamo... Sì, è semplice. E questo è anche un caso sul perché in Italia si investe tanto sul digital, no? Perché fondamentalmente basta poco, un PC, due risorse umane a cui pago lo stipendio e queste possono generarmi potenzialmente una nuova Facebook. Potenzialmente. Breve parentesi sulla lingua. Come diciamo, quando voi progettate una piattaforma web, deve essere almeno inglese per partire. Perché se voi fate una piattaforma web, qual è il vostro cliente? Se voi puntate con una piattaforma web agli utenti della Puglia, avete già sbagliato in partenza. C'è già un errore di analisi di mercato sbagliata e cannata in partenza. Perché con una piattaforma web voi potete raggiungere il mondo. E comunque in Puglia siamo più dialetti. Esatto. Però fondamentalmente... Grecia salentina, poi c'è l'albanese, poi c'è il salentino, il leccese, poi cos'ha? Quello che voglio trasmettervi è, in UK, in America, perché è più facile fare quei grossi numeri che fanno le grosse piattaforme? Perché sono in lingua madre, sono in inglese. Noi abbiamo già una difficoltà, perché da noi, quanti di voi conoscono l'inglese bene? Però immaginate su un popolo dove l'inglese non lo masticano, se vedono una piattaforma in inglese devono essere loro il primo test pilota per andare poi ad estendersi. Il test pilota certe volte conviene farlo di più in UK, in Germania o in America piuttosto che in Italia. Perché? Perché se devo fare la piattaforma e l'ho già progettata in inglese, quanti di voi parlano in inglese? E stiamo qua dentro, uscite fuori. Questa è come la barzelletta con il caro Berlusconi, che gli facevano, mi hanno fatto la pubblicità su Times. Quanti di voi leggono Times? Io esco su chi? Perché in Italia vanno di più dei giornali, tipo chi, tipo Alfonso Signorini e compagnia, Cronaca Vera, dove un politico, se esce su questi giornali, prende la maggior parte della popolazione. Perché non legge il Times la maggior parte della popolazione? Questi sono degli aspetti a cui voi dovete pensare. Specie se fate un prodotto o un servizio che non deve essere venduto qua, ma deve essere venduto global. E gli aspetti della globalizzazione si vedono proprio in questo. Se voi non siete pronti a partire già con questo aspetto, con questo slancio, avete già fallito. Chiaro? Alle attività quindi che si collocano con questo tassello in alto a destra, a sinistra dal vostro lato,
si associano le risorse. Molte volte le risorse di progetti web possono essere anche dei server grossi e complessi. Tipo, devo fare crawling dei dati e ho bisogno di grossi server. Questi per me sono una risorsa e ha un costo anche notevole. Perché avere in affitto un server o avere un server proprietario vuol dire costi di elettricità, costi di mantenimento e quant'altro. Quindi nel momento in cui l'applicazione cresce come numero di utenti sopra, voi dovrete avere giustamente un server ancora più grosso. Quindi se avete una piattaforma web, su quale server vi poggiate? Quanti utenti vi garantisce? Se Facebook va giù, quanti di voi ci ritornerebbero? Ricordatevi sempre come vede il cliente il vostro prodotto. Se vado su Facebook e non c'è la pagina disponibile, vado adesso perché c'erano troppi utenti collegati, non è disponibile, e poi vado fra un'ora e poi fra tre quarti d'ora, ci potrebbero essere casi estremi in cui la persona prende il PC e lo butta. C'è anche questo. Però fondamentalmente il servizio perde di credibilità. Perciò occhio anche quando progettate una piattaforma, come la progettate, su quali aspetti, su quanti clienti l'avete progettata. Perché se fa boom, se la crescita è programmata, dovrete programmare, associare anche una crescita di server dietro. Devi avere le risorse, ci sono anche dei vantaggi o delle persone che ti aiutano su questo. C'è un programma Microsoft BitSpark che ti permette di darti dei server e di aumentare la scalabilità. Se riusciamo ad avere Mario Fontana come ospite qui, ve ne parlerà lui direttamente. L'anno scorso ha fatto questo intervento alla Fiera dell'Innovazione a novembre, quindi ha raccontato un po' cosa fa Microsoft BitSpark. Ora, che cosa succede se per creare un prodotto o un servizio non sono in grado di avere delle risorse? Come fate? Le troviamo dal basso. Le troviamo dal basso oppure? Allora, ieri ho fatto un intervento a Libera, Associazione contro le mafie, e c'era una ragazza che aveva visto il pitch di Cucina Mancina. Cucina Mancina è un social network per ragazzi o diciamo gente diversamente alimentare, per i mancini alimentari. E loro avevano invece pensato un'idea di fare una sorta di fast food vegano vegetariano. Ora dicevano, noi però avremmo poi bisogno di farci conoscere. Come, diciamo, potevano portare insieme le due cose? Anche Cucina Mancina vuole crescere per aumentare i clienti. E poi devono farsi pubblicità a vicenda. Oppure, per fare un percorso di incubazione per queste start-up, The Cube non ha la disponibilità di prendere degli spazi, di comprare un immobile, perché un immobile costa 150.000 euro, 200.000 euro, però ha un costo, se va bene. Come si fa? Si fa un accordo con l'università, si fa un accordo con Libera e si cerca insieme di fare un percorso condiviso, dove questi spazi vengono occupati per fare dei percorsi di formazione che siano in linea con quelle che possono essere le esigenze dell'università o con quella che può essere la mission dell'università. Domande? Chi potrebbero essere i vostri partner ideali su un vostro progetto? Beh, ce ne sono diversi. Potrebbero tipo? Essere diversi. Microfono? Francesca, scusami. Ce ne potrebbero essere diversi, parlo sia a livello di prodotto esperienziale per creare qualche esperienza innovativa, magari fare una partnership, non lo so, ti faccio un esempio, per me banale ma è un esempio reale,
a Guagnano ci sono tantissime cantine. Anziché fare tante esperienze di viaggio, farne una in partnership tutti insieme. O comunque altre partnership importanti per Tour & Go potrebbero essere partnership con le strutture ricettive. Ristoratori? Ristoratori. No. Albergatori. Albergatori, sì. B&B. Strutture ricettive, sì, albergatori, B&B, cioè, oppure InfoPoint, cioè ho capito. Dove va a finire il turista? Come lo mappo il turista? Esatto. Oppure chi potrebbero essere i partner? Trova un passaggio, trova un amico. Beh, l'università per esempio, ora questi seminari, i professori che vengono e vanno, quanti dei nostri professori hanno bisogno di andare all'aeroporto perché per la conferenza, per lo scambio? Un altro esempio potrebbe essere chi organizza dei seminari o del Tiziano, l'Officina Cantelmo, certo. Sono dei posti in cui spesso si fanno degli incontri e potrebbe essere utile e interessante per una partnership, una collaborazione con loro. Per il baffetto, per il raso a baffetto, chi potrebbe essere un partner fondamentale? Allora, sicuramente le mogli dei professionisti. Perché? Come? Mature. No, vabbè, parte la battuta. Oddio. Beh, probabilmente l'apertura mentale o una maggiore apertura di talune aziende o grandi compagnie, immagino. Con l'idea di prima ho voluto un po' ironizzare e giocare, però per esempio io noto molto spesso in televisione, comunque negli spot radiofonici eccetera, che ci sono prodotti molto simili tra di loro, cioè in quel campo c'è poca innovazione. Allora poi mi è venuta l'idea del gioco, l'idea dello scherzare un po' sul discorso della donna matura, il professionista eccetera. Però ho notato questo, Salvo, cioè, c'è poca apertura, c'è poca innovazione. Forse è il mercato che oggi detta un po' questa regola. Sui beni base, come il dentifricio, come che ne so, il... sul dentifricio io ho notato la setola diversa, comunque. Cioè, magari... Però fondamentalmente su alcuni beni che sono ormai consolidati, hanno raggiunto determinati standard... Il mercato a meno grosse, diciamo, capovolgimenti di fronte, ha beccato quella tecnologia e non si sposta. Cioè, per esempio, a me la dermatologa mi ha vietato di usare la lametta. Beh, porto la barba per vezzo, eccetera. Però comunque mi ha vietato perché ho la pelle molto 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 delicata. Allora, cioè, tu anche una volta a settimana ti ammazzi. Per cui io comunque la faccio con la macchinetta. Allora, se dico Gillette per dire. Chiunque altro inventa un sistema per i casi clinici come il sottoscritto, per aiutare nella rasatura settimanale. C'è sempre la crema, sai? No, vabbè, ma non esistono creme, per me non esiste niente. C'è un discorso particolare per quanto mi riguarda. Io invece, dal punto di vista di partner, direi... come... Se tu vendi un rasoio... Chi potrebbe essere interessato? Tornando al discorso a te, madre. A fare sta cosa. Tornando al discorso madre, sì, mi impappino. Tornando al discorso madre, sì, perché poi la divagazione. Ma sicuramente chi opera nel mondo della cosmesi. Oppure? Oppure. Sì. Quello è il cliente, non è il partner. Beh, io immagino qualcosa con Nivea, per esempio. No? Cioè, magari. Potrebbe oppure, essere. Oppure aiutami. Potrebbe essere, per esempio, chi fa la crema per la schiuma da barba. Potrebbe essere un esempio. E tu vendi un pacchetto insieme. Cioè, in questo modo tu vai a diminuire i costi di distribuzione perché l'azienda X vuole mettere la crema la crema da barba. Tu ci metti il rasoio e la distribuzione la si fa insieme. Significa riduzione dei costi per te e per lei. Sì, no, cioè immaginavo un discorso in partnership con loro un po', Per te? Per me anche... Mike. Scusateci. Diciamo, visto che...
visto che è un prodotto, diciamo, per gente che magari ha delle problematiche, anche, non lo so, sanitarie o aziende, diciamo, nel campo farmaceutico, che magari possono... Io pensavo alla tua azienda, sai, alla tua idea di prima, non... Ah, ok, sì, possibili partner. Sì. Vabbè, sicuramente chi si occupa di strutture stratificate a secco, cioè tutte quelle strutture in ambito edile che possono essere montate senza la fase umida e quindi sono veloci da realizzare. Hai capito che è un ingegnere, no? Magari anche, diciamo, l'IKEA, tra virgolette, cioè aziende di quel calibro. Se tu fai una casa, potresti trovare una partnership con chi fa l'arredo. Potresti trovare, sì, una partnership con chi fa il design, con degli studi di design. Sì, diciamo che in quel caso sarebbero implementati a monte, perché, diciamo, per fare una, diciamo, una casa prefabbricata di quel genere è già previsto un tipo di arredo base, qualcosa di standard. Quindi, diciamo, alla base magari tu dici un'azienda che si occupa di design immobiliare magari può fare, tra virgolette, da partner, quindi finanziare queste... No, non finanziare. Potrebbe essere, cioè, produce... o un canale, perché magari ti introduce al cliente e ti dice: ah, io ti devo fare il design d'arredo di interni, però stai pensando a strutturarti il giardino con questa nuova struttura che puoi farla in 20 minuti. La tua dépendance, diciamo. E ti fa la dépendance. Per quanto riguarda invece l'amico, per gli amici a quattro zampe, chi potrebbe essere un partner? Che ne so, i negozi di animali locali. Negozi di animali locali? Io farei subito una sponsorizzazione con... chi vende il cibo. Era una... un elevator pitch veloce. Avevo pensato a una stupidaggine telematica. Con me? Per le... la mette? Sì, perché magari poi c'è il cane... La cagnolina c'ha un appuntamento galante, una cosa così romantica, vanno a farsi bene. Niente, sostanzialmente avevo pensato a un modo telematico, quindi via computer, che attraverso una serie di domande desse come risultato a chi fa questo test qual è la razza che meglio si adatta al proprio stile di vita o carattere. Era una stupidaggine per l'esercizio. Era per l'esercizio, però su questo adesso stiamo facendo degli esempi pratici. Quindi vi sto prendendo un po' a caso, perché c'è chi ha un prodotto, c'è chi ha un servizio, c'è chi offre soluzioni miste, e quindi su questo stiamo lavorando sui modelli di business. Tutto questo ha un impatto fondamentale sull'altra voce, che è questa. Struttura dei costi. Qui... come sul team, come sul socio, questa struttura dei costi deve essere per voi un'Ave Maria, cioè li dovete conoscere bene e alla perfezione. Su questo si basa la struttura organizzativa della vostra startup. Quanto mi costa fare X? Questo lo dovete sapere quando andate a offrire il valore al cliente. Se a te la cosa costa 10, non puoi offrire un prodotto al cliente a 8, perché significa che nella parte sotto 10 meno 8, o meglio 8 meno 10 fa meno 2, significa che state in perdita già nel momento in cui vendete una cosa. Quindi su come strutturare i costi, come si fa, è un processo che vedremo anche, sono associati, la strutturazione dei costi è associata anche al processo che avete dietro. Quindi abbiamo detto attività, risorse o partner. I partner e le risorse coprono ciò che serve per portare avanti le attività. Le attività per me sono dei processi. E ai processi io posso associare la risorsa e quindi determinare i costi di ogni processo. Quello che vedremo nel prossimo incontro sarà come strutturare un processo e come capire se il processo mi costa X o Y e come valuto l'efficienza di un processo. Quindi, costi da tenere in considerazione con l'altro aspetto fondamentale, che è quello in basso, revenue. Questi semplici 9 blocchi sono il modello di business Canvas.
riassumendo, ho un cliente, al cliente offro un valore, che è un qualcosa che gli porta un beneficio in termini di tempo, in termini di costi, in termini di qualità della vita, in termini che non so dirvi. Il valore raggiunge il cliente con un canale di distribuzione, che può essere il trasporto, il centro specifico, la struttura in Piazza Sant'Oronzo di McDonald's, e creo una relazione con il cliente. La tessera, la scheda punti, il questionario di feedback, la telefonata a casa per dire come il cliente, sono delle relazioni che instauri con il cliente. Dall'altro lato, per costruire questa value proposition, io ho bisogno di lavorare sopra con delle attività: produzione, imballaggio, design, ricerca e sviluppo. E ho bisogno o di risorse chiave, ok, devo fare questa attività di ricerca e sviluppo, mi serve un impianto, la camera pulita, IT, e poi tutte queste risorse chiave hanno un costo. Nel momento in cui questo costo o il costo di queste risorse è troppo elevata, allora se sei una startup fai una partnership per trovare dei partner che ti possono strutturare, che ti possono aiutare a ridurre questo, almeno nella fase iniziale. Ecco perché se devo fare ricerca ad alti livelli oppure se devo fare una startup innovativa, è fondamentale una collaborazione con i centri di ricerca o con l'università, perché i centri di ricerca e l'università hanno degli impianti da 1 milione di euro e mi permettono di partire sfruttando questi impianti che, se dovessi comprare da solo prima di partire, sarei già indebitato di 1 milione. Più tutta la gestione dell'impianto e quant'altro, cioè un'azienda è già indebitata prima di partire. Un altro aspetto fondamentale è anche quello: se ho progettato una cosa, ma per produrla mi servono degli impianti, vi conviene dotarvi di impianti o appoggiarvi a delle aziende che quegli impianti già ce li hanno? Boeing, per esempio, ha fatto il design dell'aereo, però lui si appoggia ad una rete di partner di primo livello e di secondo livello, ognuno dei quali sviluppa una parte. C'è un ramo che sviluppa l'avionica, c'è un ramo che sviluppa la fusoliera, c'è l'ultimo ramo che sviluppa il motore. E si crea tutta una catena che crea poi un indotto. Alenia è un partner di secondo livello perché produce parti di fusoliera che poi qualcun altro sovrassembla, e poi vanno a Boeing e fa l'ultimo assemblaggio. Però il design è di Boeing. La gestione della catena dei fornitori è sempre di Boeing. La singola parte di produzione è dei partner. Dunque, che cosa facciamo adesso? Vai. Hai parlato di una serie di step, no? Per Boeing, ho fatto questo esempio. Tutti questi passaggi sono, cioè, aumentano poi i costi? Cioè, come si riesce a capire fino a che è una cosa che ci conviene fare e quando invece diventa un costo? Generalmente quello che fai è un'analisi costi-benefici. Allora, gestire 10 fornitori a me costa una risorsa dietro un PC e un sistema di SCM, Supply Chain Management, dove so chi sono i fornitori, che materiale li sto inviando e tengo conto della gestione dei fornitori. 2 risorse. Strutturarmi un impianto interno con 2 macchine a controllo numerico e 3 operatori che sappiano sfruttare le macchine ha un altro costo. Quello che devi fare tu per capire che cosa ti conviene fare è: quanto ti costerebbe in un caso? Quanto mi costerebbe nell'altro? Scelgo la soluzione con i costi minori. Devi tener conto però anche di alcuni aspetti che poi non puoi valutare, tipo la qualità.
Per questo occhio sempre quando fai una collaborazione in partnership con qualcuno ad avere degli standard di qualità alti. Molte volte grosse aziende tipo Avio, Alenia, per essere un loro fornitore tu devi avere degli standard di qualità e delle certificazioni. Perché quando gli mandi il pezzo deve essere quello. Non deve essere 50 più o meno 01 per chi mi lo richiede e poi a me già 50 più o meno non so io, poi vediamo. Gli standard di qualità sono strettamente necessari, specie nei livelli di meccanica. E nella meccanica, nel settore aeronautico e civile, è fondamentale. Anche se devi produrre case, credo ci siano degli standard molto elevati. Adesso c'è una sessione dove si lavora. Lo possiamo fare anche in maniera collaborativa insieme, anche perché abbiamo mezz'ora. E poi tutti a casa. Quello che ho fatto qui è stamparvi il simpaticissimo business model canvas, distribuitelo un po' in giro, fatelo passare dietro. Quello che vi chiedo di fare è strutturare insieme questo modello di business e lo facciamo su una cosa che ci accomuna a tutti. Ne manca uno? Questo nero. Allora, vi chiedo di fare una simulazione del modello di business per The Cube. Facciamolo insieme. Era ciò che vi aspettavate? No. Ok. The Cube. Un'associazione formata da giovani che hanno intrapreso un percorso di startup o di spin-off. L'obiettivo è quello di andare a incrementare un po' l'aggregazione sociale tra le persone, favorire dei processi di autoapprendimento, creare dei percorsi di sviluppo e incentivare la presenza sul territorio della parola startup. Ora, secondo voi, lavoriamoci su questo modello di business. Chi potrebbero essere i nostri clienti, il nostro segmento clienti? Startup? Università? Spin-off? Prima di mettere, diciamo, mano, sentiamo un po' i vostri pareri. I clienti, aziende con alto impatto tecnologico, che hanno bisogno di una consulenza relativa all'avvio dell'attività, studenti universitari, anche professionisti, no? Professionisti, freelance. A questo punto chi non è uno startup? Sì. Allora, siccome abbiamo detto che dal segmento del cliente dipende il valore, allora facciamo questo accostamento. Su una tabella nel foglio dietro mettete cliente, valore. Allora, se io sono una startup, che cosa cerco in The Cube? Qual è il valore che vorrei? Chi ha detto prima startup? Io. Un luogo di condivisione di lavoro. Quindi, ok, un percorso di incubazione. Sì, la possibilità di... Diciamo uno spazio di co-working. Spazio di co-working, possibilità di poter usufruire di mentor, quindi mentor, consulenze. Comunque consulenza. Consulenza. Il tutto per creare comunque percorsi di sviluppo insieme. Ok. Trovare anche persone che potrebbero... entrare nell'azienda. Quindi è... crowd sourcing. Esatto. Seconda domanda. Quanto saresti disposta a spendere per avere questo servizio? Sarei disposta a spendere un mensile per poter utilizzare gli spazi. Che cifra? Ah, una cifra?
150 al mese? 150 euro al mese, scrivi. Revenue stream, 150 euro al mese. Abbiamo definito il primo trio. Cliente, valore, prezzo. Chi ha detto, studenti? Quale sarebbe il valore offerto agli studenti? Allora, anzitutto penso come, diciamo, per una startup, un luogo di co-working. Ok. E la possibilità di creare un network che, diciamo, nel momento in cui uno esce dal mondo universitario, magari non ha la possibilità di averlo già pronto. Quindi magari se io sto in un incubatore, ho la possibilità di avere anche dei contatti che da solo non riuscirei a trovare, quindi diciamo i contatti con okay. il mondo esterno, diciamo quello quindi, che magari potrebbe essere il mio futuro. Co-working, partner. Networking. Sì. Poi? Come? Formazione. 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 Quindi competenze, cioè magari io... Ti insegnano qualcosa. Ah, formazione, sì. E io aggiungo anche un'altra cosa, cioè trovare competenze. Io magari esco dal mondo universitario, ho bisogno di altre persone che hanno delle competenze che sono propedeutiche al mio futuro business. E sono business. Cloud sourcing. Ah, ok, lo stesso. Dimmi. Sì. Formazione. Formazione anche sopra. Chi ha detto altro? Tu avevi detto azienda. C'era qualcun altro che aveva detto però spin-off. Vorrei sapere prima cosa diceva. Chi ha detto spin-off, quale potrebbe essere? Quanto saresti disposto a spendere? Facendo un confronto con quello che è stato detto anche con, diciamo, il seminario sugli aspetti legali, quanto, diciamo, un patto parasociale, cioè la stesura di un patto parasociale presso uno studio legale, quindi si parlava intorno ai 500 euro all'anno? Sì. Come studente spendi? Chi è studente tra di voi? Quanti di voi sarebbero disposti a spendere 500 euro per questi servizi? Quale sarebbe? No, cioè 500, cioè io mi rifiuto 500 tutta una volta, cioè solo quello. Solo quello per quanti? Un anno, diciamo. Per un anno. Per voi è? 100? Anno. 100? Non più di 100. No, all'anno. 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 Sì. No, 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 lei era 150 euro al mese con co-working. Sì. Sì, 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 sì. Servizi offerti da The Cube, però nel primo caso... No, nel primo caso era un servizio tagliato su delle start-up. Nel secondo era su uno studente. 500 mi sembrano tanti, però totalmente diverso. Esatto. Secondo me pure, perché lo studente, cioè, alla fine deve imparare. Si informa, si interessa, partecipa, ma non trae guadagno, per cui non c'è già paga le tasse universitarie, perché dovrebbe pagare un monumento di discussione è proprio questo. Non c'entra se è uno studente che paga le tasse universitarie, per quanto sia uno spin-off, mi sbaglio. Beh, però se no, The Cube non è uno spin-off, è un'associazione. Però non fa parte di un'università, per cui potrebbe anche pagare. Ma io da studente non ho mai pagato per ricevere i servizi. Ma io infatti, ho sempre ricevuto sì, infatti, è quello che sto cercando di dire. Se fossero tutti come te... Cioè, magari 500 forse è eccessivo, okay. Però io mi... No, io li spenderei, tanto mi vado a... Cioè, i regali... Cioè. Forse se rilasciano un master pensi a spenderlo, se ti rilasciano qualcosa di attestato, di... Ma non so. Io penso che se io vado in un posto, magari che poi sono un incubatore, mi offre un servizio, mi dà lo spazio fisico, mi dà le consulenze, perché questi, diciamo, di The Cube in questo caso mi dovrebbero offrire questo servizio gratuitamente? Perché? Io devo pagare loro, mi danno un tetto, tra virgolette, dove posso incubare la mia idea, mi danno le consulenze, mi danno le competenze. Perché stiamo, esatto, siamo rientrati... Okay. Tu da solo te la riusciresti a trovare? Sì, ma non paghi The Cube. No. Vabbè, ne stiamo parlando adesso. Quello poi rientra a me nelle risorse. Associativa, cosa riceviamo? Ok. Un'associazione, questo non è un servizio. Esatto. Dalla quota, generalmente, facciamo un discorso. Io ancora ho cancellato tutto quello che c'era di base. Quindi infatti qui non ci sono né costi né niente. Ah. È proprio un discorso... Proviamo a capire con un confronto chi sono i nostri clienti su cui andare ad investire.
Quindi abbiamo identificato, la startup, un prototipo di startup. Lei ha una startup e mi ha detto 150 euro al mese per avere incubazione, supporto, mentor e networking. E utenze. E utenze. Stavano nel co-working già. Come co-working intendo già, come co-working, sì. Come co-working intendo già le utenze. Si potrebbero esserci dei costi extra, tipo la sala riunioni, l'affitto della sala riunioni. 150 euro al mese. Su uno studente in cui noi non diamo il co-working, cioè lo studente viene e gli diamo i servizi di formazione, almeno non credo che tu me l'abbia identificato nel che cos'è valore per lo studente. No, no, il servizio. E perché io dovrei pagare questo servizio? Ok, quindi 500 euro avevi detto tu, loro sono scesi a 100 all'anno. Secondo voi? Zero? Sì, secondo me uno studente non dovrebbe poter rappresentare, cioè nella mia idea non mettere delle revenue dal cliente studente. Lo prenderei forse più come uno stakeholder gratuito, cioè rimane un cliente magari perché gli offri un servizio, però non prenderei della revenue da lì. Noi quello che abbiamo pensato come associazione era soltanto la quota associativa, cioè una quota associativa annuale di 25 euro. Che è già ragionevole e soprattutto ti permette di avere accesso e comunicazione a tutti gli eventi, e nel momento in cui inizieremo a fare degli eventi a pagamento ti permette di avere delle agevolazioni che magari una persona non associata paga un po' di più. Vai. Volevo sapere una cosa, ma se io tramite The Cube riesco a realizzarla questa mia idea, quindi non sono più uno studente ma divento un imprenditore nel giro di 30 giorni, questo che cosa significa? Che comunque non ci fai tanto pubblicità. Sì, infatti. Sì. Rimani qua a fare da fratello maggiore a tutti gli altri. Se Steve Jobs esce dal Salento, il Salento diventa la parte di Steve Jobs. Esatto. E quindi... No, fondamentalmente la tua domanda è: se io divento un imprenditore, tu da me che cosa vuoi poi dopo? Allora, gli acceleratori e gli incubatori si prendono una tua fetta della tua azienda pari all'8-10%, anche 18%, e non te la pagano. Perché ti danno formazione, tutoraggio e quant'altro. Perdonami, io la domanda... Sì, la domanda è, se io per un corso di formazione personale che mi faccia diventare un comunicatore più efficace, che crei degli equilibri in me stesso e che fondamentalmente mi sta dando tantissimo ma non mi sta dando niente, pago migliaia di euro per un corso che può durare un mese, e sono uno studente, perché io l'ho fatto da studente, cioè, perché il vostro ruolo dovrebbe essere meno valutabile economicamente? Questa era la domanda. Cioè... Perché noi siamo nati adesso e magari diciamo altre aziende che fanno sta cosa hanno già un nome dietro. Quindi fondamentalmente come esci sul mercato serve una entry strategy. La entry strategy serve fondamentalmente a entrare su un mercato quando su quel mercato c'è già tanta roba. Allora sul mercato in cui noi stiamo navigando adesso ci sono gli incubatori che dicevo prima o gli acceleratori di impresa che ti prendono il tuo modello di business eccetera eccetera, ti affiancano delle persone e ti chiedono poi una percentuale su quello che potrebbe essere un incentivo con un investitore che ti trovano. Questo è un modello di incubazione che va per la maggiore in Italia, dove su quella quota si oscilla tra l'8, il 18 e il 25. La valutazione che ti fanno generalmente è tra i 100, i 500 o un milione. Stiamo lì, solo sull'idea e sul modello di business. Terzo segmento di mercato, spin-off. Quali sono i valori che una spin-off potrebbe darmi, cioè quali sono il valore che una spin-off cerca? Quindi il discorso studenti poi si è chiuso, quanto dobbiamo dare? Lì hanno detto 100. 100. Loro dicevano 0. Facciamo 50, noi avevamo detto 25. Scrivi 25 così. 25 cosa? Siamo sicuri. Euro l'anno di quota associativa. Chi gli diceva meno? 0. Per me deve essere un discorso meritocratico. Lo studente. No,
lo studente è in grado di fare qualcosa, perché io dico, perché se no, non pago. Allora, tu stai studiando, tu stai lavorando, stai facendo una tesi su qualcosa. Scusateci. Secondo me per lo studente deve essere una palestra. Pertanto, quando partecipa, ha la possibilità di confrontarsi con mentor o altre startup che hanno già avuto delle esperienze. Per esempio Marco ha delle esperienze perché è stato anche finanziato e quant'altro con l'idea che ha esposto prima. Pertanto, se lui avesse insegnato a me un anno e mezzo fa quello che sa, io avrei evitato il percorso che ho fatto, ne avrei fatto tutto un altro percorso. Pertanto da studente, mettiamolo così, nel senso da quello che vuole imparare e ha le risorse limitate, perché comunque vado all'università, ammettiamo che io andassi all'università, pertanto magari incanalo il mio percorso di studio su quello che qualcuno mi può insegnare, aiutare, io posso collaborare con lui, lavorare con lui e contribuire senza diventarne parte della sua società, oppure contribuire all'associazione. Per cui il mio lavoro viene apprezzato, viene corretto, viene modificato, in qualche maniera costruito insieme ai partecipanti, senza che questa cosa diventi un business, perché per me è solo un percorso di studio. Poi chiaro, uno deve vederla in quest'ottica e deve volerla condividere. Però è anche il discorso, quando uno diventa famoso, almeno negli Stati Uniti c'è questa abitudine di regalare l'esperienza. Pertanto ci sono moltissime persone, se andate su angels.co o altri portali dedicati alle startup, vi offrono il loro servizio di mentoring. Ovviamente bisogna andare a San Francisco per riceverlo, nel senso parlare con loro, ed è gratuito, non si paga per andare ad imparare, si paga quando ricevi una consulenza mirata, customizzata. Pertanto io ho bisogno di risolvere il mio problema relativo alle key resource o partners, quello che è. Allora uno mi fa una consulenza specifica, allora io quello lo pago volentieri, come avrei pagato con il senno del poi questo percorso che stiamo facendo insieme. Ma assolutamente sì, era quello che volevo dire io, cioè io avrei dato 300-500 euro per questo corso. Tranquillamente. Non lo conosco, non sapevo la riuscita, la qualità, ma io le do perché è un valore... Perché oggi sento di aver ricevuto qualcosa e non ho restituito niente, il discorso è restituire. Se volete metto la cassa fuori, eh? No, ma volentieri, guarda. No, la prossima edizione. E di tutti gli studenti del Salento, quindi, cioè del Salento, l'Università del Salento che sono qui e che oggi potrebbero venire gratis, quanti ne avete visti? Cioè, quanti di questi pagherebbero i 300? Ed è gratis. È un problema di marketing. Io non ho accordo sui 5. Ma forse neanche pago. Cioè, quanto costa non venire? Quanto ti costa aver perso questa opportunità? Ma perché il gratis oggi non diamo valore. Esatto. Internet ha svalutato il valore del gratis. Io l'accordo su 500. Allora, invece colgo l'occasione per prendere spunto da quanto ha detto. Allora, per me la formazione può essere gratis, però quello che investo sono nella commessa che chiedo al consulente specifico. Allora, vi chiedo, chi di voi ha fatto o ha avviato una startup? Ha trovato dei consulenti che gli hanno risolto quel problema? Competenti? Credo pochi, che non lo so, ma... Sì, però comunque non è facile. Quindi dei consulenti competenti potrebbero essere dei miei key partner o potrebbero essere dei miei customer. Perché semplicemente se io prendo dei partner e ti dico vieni a farmi la lezione a gratis, però se nascono poi delle consulenze te le prendi tu, potrebbe essere un modello di business. L'altro giorno c'è stato Marcello De Vincenti, che ho fatto l'esempio, gli ho domandato 2 anni fa dove eri, perché per me 2 anni fa avrebbe risolto... Scusatemi, faccio l'esempio. L'altro giorno che ho monopolizzato la lezione, come lo sto facendo oggi, prima o poi mi picchierete, in merito al mio progetto. Se non, cioè, ieri, anzi, l'inizio della settimana, era martedì, mi ha aperto un mondo quell'uomo che in quei 15, 20, mezz'ora, quello che è stato, ha analizzato il mio progetto.
averlo ricevuto, quell'analisi, che poi è stato una fesseria a vederlo lavorare. Perché per lui probabilmente è il lavoro di tutti i giorni e l'ha inventato lì sul momento. A me ha risolto tantissimi problemi, mi ha aperto un mondo. Averlo ricevuto 2 anni fa, io oggi sarei da tutta un'altra parte. Ma penso così che sarei disposto a pagare lui tranquillamente. Se mi avesse detto mi devi tot euro per questa consulenza, li avrei tranquillamente pagati. Perché mi ha risolto un problema. Io di quella gente che prometteva, sì sì nessun problema, scrivimi, telefonami. Io ho 400 contatti su Twitter e altrettanti su Facebook. Uno che mi abbia risolto un problema, per dire, gente che conosco, con cui messaggio, tutto quanto, ma nessuno che si è preso la briga di risolvermi il problema. Se nel D-Cube trovo un punto di riferimento per farlo, pazienza se mi chiedi X euro per quel professionista, li pago volentieri. Non sono inclusi nel servizio che voi date come mentor? Allora, nel servizio come mentor noi abbiamo già degli associati, per dire, abbiamo un esperto di processi che verrà a fare lezione la settimana prossima, abbiamo un esperto di analisi finanziaria che verrà fra due settimane, e quindi già loro potrebbero essere dei primi mentor o dei primi consulenti per risolvere dei problemi specifici. Su questo stiamo cercando di capire. E invece per quanto riguarda, non lo so, consulenze tipo legali, piuttosto che... Consulenze legali, anche qua. Cioè, riuscite a dare anche queste... Noi stiamo strutturando... Attualmente c'è un percorso di formazione dove ci sono anche delle persone che stanno lavorando sugli aspetti legali. Quindi probabilmente lavorare con questa... Cioè, se c'è un mercato... Queste competenze possono essere messe a sistema e quindi all'interno di uno spazio che può essere The Cube, come può essere una rete ancora più complessa, ci possono essere anche queste persone che offrono ciò che hanno studiato come competenze e vengono comunque retribuite. Come, allora, il test case di oggi è proprio per cercare di capire un po', per avere un primo feedback dalle persone che ci vengono, che sono state finora agli eventi, e capire come strutturarlo al meglio. Cioè, adesso la lezione la state facendo voi a me. Sì, sì. Altro aspetto dei clienti, le spin-off, scusami, siamo scappati via. Secondo me i vantaggi sono sostanzialmente quelli che sono già stati detti. Cioè, più ci metterei sicuramente quello che avevi detto tu, che non è stato detto prima per le altre due, che è la visibilità. Okay. Cioè, anche... Un'associazione secondo me dà anche la possibilità pratica di aumentare clienti banalmente attraverso le persone che ne fanno parte. Cioè, perché io col mio spin-off, io con la mia startup, posso avere come cliente un membro dell'associazione che magari prima non sapeva che esisteva il mio spin-off o la mia startup. Ok. Io come MRS siamo sia una startup ma anche una spin-off. Quindi grosso modo ti posso anche dire che in un percorso in un sistema molto più complesso attualmente c'è anche un'associazione che si chiama Innovars, che è diventata una sorta di rete di spin-off per far sì che si creino dei servizi tra le varie spin-off. Poi può diventare anche come una specie di living lab. Beccato in piedi. Ops, scusami. Chi ha detto aziende grandi interessate alla tecnologia? Vai. Sinteticamente. Quanto spenderebbe una spin-off per stare dentro? Quanto una start? 150 euro al mese per avere gli spazi? Spara una cifra. Penso che sia equo. Sia equo? 150 euro al mese. Francesca, tu stai prendendo appunti, vero? Ovviamente per te è nell'aria, per me andrà poi ad essere conteggiata qua. E posso da contestualizzare la situazione concreta, con i membri, vedendo chi c'è. No, non vedendo chi c'è, vedendo che tipologia di servizi vuoi. Perché se tu mi chiedi il plotter, ti dico il plotter non ce l'ho. Oppure se tu mi chiedi SolidWorks per fare queste cose ad un livello da
ad un livello spinto di commercializzazione, ti dico guarda che SolidWorks costa 10.000 euro. Ma per dirti anche, secondo me, l'autorevolezza dei nomi delle persone che vengono a fare la formazione serve, okay, in una parte, secondo me quello poi va a incidere, okay, sul prezzo che le persone sarebbero disposte a pagare. Va bene. Quanto pagheresti per avere un servizio? Stavo vedendo una serie di servizi offerti da Hub Bari, no? The Hub. Hub Bari, no? Alla fine qui, diciamo, per una semplice sala riunioni, per i membri sono 15 euro l'ora, per i non membri 25 euro l'ora. Semplice sala, cioè ti do un affitto di una stanza, cioè connessione, aria condizionata e basta, 15 euro per i soci, 25 per i non soci. Cioè, quindi, diciamo... No, ho visto bene quegli spazi anche perché ho lavorato su un progetto di analisi sugli spazi co-working in Italia, quindi conosco bene grosso modo le cifre, siamo sulle 150 euro al mese per un servizio che copra anche certe volte dei costi di gestione. In alcuni casi sono arrivato anche 220-250 fino a 1000 euro al mese se uno spazio ce l'hai ed è di per 4 persone. Quindi, diciamo, mi avevo incuriosito questo fatto, fare un paragone, diciamo, fra uno spazio, un semplice spazio, io comunque pago alla fine quella cifra. Però il discorso che ti voglio, allora, non so se avete mai visto l'home page di The Cube. Nello slide share c'è un'immagine particolare, che è It's not only space. Allora, fondamentalmente, se devo definire uno spazio di co-working eccellente, beh, non conta soltanto lo spazio, conta anche chi trovo dentro, conta anche chi c'è nella scrivania accanto. Ecco perché anche nella fase di incubazione che con The Cube faremo una selezione dei profili. Quello che fanno molti incubatori è trovare delle persone con delle competenze miste. Perché se ho 10 ingegneri, lo sai come sono gli ingegneri. Oppure se ho 10 persone che la pensano tutti in un modo, non c'è diversità, non c'è confronto. Va bene ragazzi, credo che sia ora. Sì. Ma la vostra quale sarebbe? Ce l'avete ancora? Una forma contrattuale? Noi attualmente abbiamo una quota associativa che è solo, diciamo, base per associare, diciamo, i membri, gli studenti. Stiamo lavorando su tutto il resto che è dall'incubazione in su. Quindi appena sapremo che tipologia di costi dovremo sostenere, avremo dei pacchetti. Come ben avrei capito oggi, dobbiamo capire quali sono i nostri costi. Se noi non sappiamo quanto ci costa avere uno spazio qui, io non ti posso dire quanto te lo posso far pagare. No, non ti parlo di costo del co-working. Cioè, prima pacchetti? Prima te hai parlato di alcune condizioni sono a monte. Su questo ancora non ci stiamo pensando, perché fondamentalmente pensiamo che noi non siamo un acceleratore o un incubatore. Noi ti possiamo... All'interno di un incubatore tu vai quando c'è la startup, ma se non hai ancora una startup, dove vai? Quindi noi ti possiamo dare il supporto per definire un business plan e un prototipo. Poi vai nell'incubatore o vai nell'acceleratore. L'acceleratore che funziona ha di farti crescere come azienda, ma nel momento in cui tu un'azienda non ce l'hai e non sai nemmeno come farla o ti manca una persona, dove vai? Allora in Italia la risposta è da nessuna parte. A meno che, diciamo, all'interno dell'università non trovi delle occasioni per fare le start-up. Adesso c'era anche un'attività che si chiama Contamination Lab, in alcune università sta partendo. Noi stiamo cercando di farla in loco, con i nostri mezzi. Ma il problema è che in Italia manca la coscienza di tutto questo. In Italia i problemi sono tanti, però ci sono anche persone che si impegnano giorno e notte per risolverli, quindi... Su questo stiamo cercando di costruire il nostro futuro. Grazie a tutti, spero di avervi domani qua, anche perché mi sono dimenticato, diciamo, il vostro... C'è la colazione. Va bene, ragazzi. Chi manca domani? Le firme. Sì. Esatto.